Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in provincia di Viterbo per ammirare un vero gioiello di archeologia industriale, il ponte ferroviario di Ronciglione. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, commentate, fate domande, iscrivetevi al canale che per noi è fondamentale, ci aiutate tantissimo a crescere e seguiteci anche su tutti gli altri social. E adesso andiamo a cominciare! Realizzato nel 1928 dalla Società Nazionale Officine di Savignano, è insieme al suo gemello il Ponte San Michele di Paderno d'Adda uno dei 9 ponti realizzati in tutto il mondo con questa tecnica. Gli altri ponti sono sparsi un po' ovunque, dalla Germania alla Francia, dal Portogallo al Canada agli Stati Uniti. Di tutti questi ponti costruiti in stile Eiffel, quello di Ronciglione è sicuramente il più piccolo, ma anche l'unico al mondo a cerniera mobile. Vediamo cosa significa. Il ponte è realizzato interamente in struttura metallica reticolare. L'impalcato, che è una lunghissima trave lunga 119 metri, è sostenuta all'estremità da 2 pile sempre reticolari, mentre la parte centrale è sostenuta da un arco a 3 cerniere. Cos'è un arco a 3 cerniere? È un arco diviso in 2 semiarchi collegati al centro da una cerniera, che è questa struttura che vedete qui al centro, questa giunzione. Ora, cos'è questa arca a tre cerniere? È una struttura isostatica. Facciamo un po' di teoria e i colleghi mi perdoneranno se semplifico molto, ma ci tengo che questo concetto arrivi un po' a tutti. Le strutture si dividono in 3 grandi famiglie: strutture labili o ipostatiche, isostatiche e iperstatiche. Immaginiamo di avere un tavolino a 2 zampe. È ovvio che non si reggerà, non starà in equilibrio. Questo perché? Perché i suoi gradi di libertà, cioè la possibilità che ha la struttura di muoversi nello spazio, sono superiori ai suoi gradi di vincolo, cioè gli appoggi o le cerniere o gli incastri che lo collegano al pavimento. Questa appunto è una struttura labile, ma se aggiungiamo una terza gamba, a quel punto il tavolino resterà in equilibrio, anzi addirittura non ballerà, perché i tavolini a 3 zampe sono famosi per non ballare, non serve la zeppa sotto, diciamo così. Questa è una struttura isostatica, dove i gradi di libertà equivalgono ai gradi di vincolo. Se aggiungiamo una quarta zampa, a questo punto il tavolino rimarrà sempre in equilibrio, ma i suoi gradi di vincolo sono superiori ai suoi gradi di libertà, tant'è che se togliamo una zampa il tavolino continua a reggersi. Le nostre case, gli edifici, sono delle strutture iperstatiche, esattamente come il tavolino a 4 zampe. Anzi, sono delle strutture enormemente iperstatiche, cioè i gradi di vincolo sono molto molto superiori ai gradi di libertà. Questo è sempre un bene? Forse no, nel senso che una struttura iperstatica e molto iperstatica di solito è anche una struttura molto rigida, e questo può portare a dei problemi in diverse situazioni. Ecco, un arco a 3 cerniere ha esattamente i vincoli che gli servono per restare in equilibrio, ma essendo incernierato conserva la libertà di muoversi e di adattarsi alle condizioni esterne. Il ponte che abbiamo alle nostre spalle doveva necessariamente sostenere non solo il peso dei treni e quindi reagire alle deformazioni indotte da questo treno, ma anche reagire alle deformazioni termiche, ma anche il fatto che le due spalle della valle avevano una resistenza non proprio certa e quindi dovevano essere in grado gli appoggi di sostenere e di adattarsi a delle piccole variazioni. Per la tecnologia dell'epoca, una struttura isostatica riusciva egregiamente ad assolvere a questi compiti, adattandosi a questi piccoli movimenti
senza che si potessero creare delle lesioni che potessero portare quindi a un collasso parziale o totale della struttura. Altro aspetto molto interessante che si può notare da questa posizione è che il semiarco e la pila sono due strutture totalmente indipendenti. Infatti si può notare lo spazio che c'è tra una struttura e l'altra. Mentre la pila è incastrata nella fondazione, quindi il vincolo è appunto un incastro che blocca tutti i gradi di libertà, il semiarco è collegato alla fondazione con una cerniera che quindi lascia un grado di libertà che permette al semiarco di ruotare leggermente sull'asse appunto del ponte. Sia questo ponte che il ponte sull'Adda sono costruiti sulla base della tecnica inventata dal grande ingegnere Gustave Eiffel intorno al 1884, tanto da meritare il titolo di Eiffel di Ronciglione. Ad ogni modo, l'idea di adottare per questo ponte l'arco isostatico a tre cerniere fu introdotta dall'ingegnere svizzero Jules Rotlisberger, che fu ingegnere capo delle officine di Savigliano fino al 1911, anno della sua morte. Rotlisberger in Italia progettò diversi altri ponti, tra i quali il ponte San Michele che abbiamo citato prima e il ponte della Becca sulla confluenza tra il Po e il Ticino. La linea ferroviaria pensata per collegare i porti di Civitavecchia e Ancona, passando per il nuovo polo siderurgico di Terni, fu completata solo fino ad Orte. Per realizzare i 78 km della tratta ci vollero ben 6 anni, un tempo decisamente lungo, indice delle difficoltà incontrate sul tracciato. Nel 1994 la linea ferroviaria è stata completamente dismessa e nel 2014 RFI, Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa appunto della gestione della rete ferroviaria, ha portato avanti un importante lavoro di bonifica e restauro del ponte che ci consente oggi di ammirare la meraviglia di questa grande opera di archeologia industriale. A questo punto non ci rimane che salutarci e darci appuntamento al prossimo video. Arrivederci!